Molto bene, allora questo video sarà un richiamo che però è fondamentale dei concetti di meccanica quantistica che servono per calcolare ampiezze di processi nella teoria dei campi. L'argomento sono transizioni tra stati e appunto nel linguaggio della meccanica quantistica è la matrice S che sta per scattering, che serve per descrivere processi appunto di scattering tra particelle. Allora, innanzitutto in meccanica quantistica le transizioni, comunque tutte le evoluzioni degli stati sono mediate da operatori, qui lo indichiamo con un operatore generico. Nel linguaggio dei Bray-Dirichlet gli stati sono indicati da queste specie di notazioni, se intende uno stato finale e uno stato iniziale, che può essere di qualunque genere, e sono descritti da funzioni d'onda. L'ampiezza della transizione da uno stato finale a uno stato iniziale, mediata dall'operatore A, O, è data da un elemento di matrice dell'operatore O che agisce tra i due stati. Allora, O agisce su I, stato iniziale, poi viene proiettato su F, e questo dà l'ampiezza di transizione. La probabilità del processo è data dal modulo quadro dell'ampiezza di transizione, e quindi PFI appunto è una probabilità. In meccanica quantistica non si può calcolare con esattezza le cose, ma di esse si possono calcolare solo le probabilità. Ma comunque questo è più che sufficiente. Allora, in generale una transizione tra uno stato iniziale e uno finale viene descritta cioè è mediata dalla Hamiltoniana, che non è altro che la descrizione dell'evoluzione temporale. Allora, noi possiamo considerare la Hamiltoniana totale del sistema come un H con 0, che è la Hamiltoniana libera, dove i due stati sono separati, ben lontani, non interagiscono, più una Hamiltoniana di interazione, che è quella che è appunto media proprio la transizione. L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo è I derivata dello stato rispetto al tempo uguale H dello stato stesso. Perché H appunto rappresenta la derivata temporale e noi quindi scriviamo la Hamiltoniana come somma della parte libera più quella di interazione. Adesso per svolgersi questo non avrebbe senso farlo se non ci fosse un motivo. Il motivo è che noi possiamo sviluppare la funzione d'onda sì, dello stato sulla base degli autostati della Hamiltoniana libera, che quindi chiamo con Φ con n con 0, e i Φ con n sono coefficienti, quindi Xi sarà la serie di questi Φ con n e Φ con n con 0. Questa è una cosa che si può fare sempre, ogni volta che abbiamo una base di stati, una base di autostati in generale, possiamo sviluppare la funzione d'onda sulla base di questi autostati. Allora, applicando l'evoluzione temporale, quindi l'equazione di Schrödinger a questa funzione d'onda, viene i somme su n, dobbiamo derivare una volta i coefficienti, che sono in generale dipendenti dal tempo, e una volta le... qui ho sbagliato qualcosa, sì. Qui ci va la derivata va sulla funzione su Φ con n. Ecco, quindi deriviamo una volta i coefficienti e una volta le Φ con n. E quindi si vede che invece a membro di destra abbiamo l'H con 0 e l'h con 1, solo che i termini i somme su n c con n, φ con n con 0 punto e h con 0 somma con n di c con n, φ con n 0 si annullano perché sono esattamente l'equazione di Schrödinger per la parte libera. È come se io portassi, insomma, questa parte fa 0. E quindi quello che rimane è solo la parte di interazione. I somme su n di c con n punto, φ con n con 0 uguale h con i somme con n, somme su n di c con n, φ con n con 0. Allora, questo riduce il problema perché la Hamiltoniana libera non contribuisce all'evoluzione. A questo punto si passa alla rappresentazione delle interazioni. In meccanica quantistica esistono principalmente due tipi di rappresentazioni, sono la rappresentazione di Schrödinger, che è quella dove diciamo così, gli stati evolvono temporalmente, gli operatori invece sono indipendenti dal tempo. La rappresentazione di Heisenberg, dove è esattamente il contrario, cioè gli stati sono indipendenti dal tempo, l'evoluzione temporale è spostata agli operatori, e
E poi c'è questa via di mezzo dove gli operatori e gli stati evolvono però sulla base della Hamiltoniana libera, viene detta rappresentazione delle interazioni. Xi, funzione d'onda uguale E alla IH con 0t phi, dove phi è la funzione d'onda indipendente dal tempo, e H con I di t è moltiplicata a sinistra e a destra per E alla IH con 0t. Di nuovo anche l'operatore evolve con l'Hamiltoniana libera. A questo punto l'equazione di Schrödinger diventa semplicemente xi punto, cioè derivata rispetto al tempo di xi, uguale h con i, qui c'è 1, vabbè, significa comunque Hamiltoniana di interazione per xi. La soluzione, molto banale però non risolubile, è xi di t uguale t e la meno i integrale da un tempo iniziale a un tempo finale di h con i di t. Questo t davanti rappresenta l'ordinamento temporale, perché in meccanica quantistica gli operatori commutano tra loro a tempi uguali, ma qui stiamo considerando un'integrale, quindi i tempi saranno diversi, saranno in successione da t con i a t con f, e quindi dobbiamo porre che il tempo maggiore, cioè il tempo precedente, cioè preceda quello seguente. In questo modo gli operatori non è che non vengono mescolati, perché altrimenti c'è il rischio che tutto questo faccia zero. Allora, quindi adesso passiamo a perché abbiamo detto tutto ciò, perché nei processi di scattering, nelle interazioni, noi non riusciamo a seguire l'evoluzione della particella, o comunque del fascio di particelle che collidono, ma possiamo solo diciamo schematizzare l'interazione come un passaggio da uno stato iniziale a uno finale. Questo è il linguaggio della matrice S, che viene usata in tanti campi diversi della fisica, come nella fisica dello stato solido, nelle particelle, nella meccanica quantistica normale, diciamo non relativistica, e via dicendo. E la matrice S è proprio rappresentata da questo, che rappresenta l'evoluzione temporale della. In effetti qui c'era qualcosa che mi mancava. Qui c'è un xi di t con i, se no non ha senso. Ok, almeno free. Allora, la matrice S appunto rappresenta questa esponenziale, che è l'integrale della cioè è l'esponenziale dell'integrale della Hamiltoniana di interazione, e quindi l'elemento di matrice, cioè l'ampiezza di transizione, è data dalla media, cioè un elemento di matrice di S tra gli stati finali e iniziali. Adesso, questo ho detto che è la soluzione informale ma non risolubile esattamente. Quello che si fa è sviluppare l'esponenziale secondo la solita regola della serie di Taylor, e quello che si fa è uno sviluppo agli ordini dominanti, perché se noi volessimo avere l'ampiezza totale dovremmo sommare tutti gli ordini, ma questo è un po' impossibile da fare. E quindi si sviluppa l'esponenziale, e quello che si tiene sono i termini dominanti. Per esempio, se il processo è del primo ordine, si terrà qui x, qui e alla x, x è qualunque argomento dell'esponenziale, si tiene l'ordine 1, e se è del secondo ordine si tiene l'ordine 2, e così via. L'ordine 0 rappresenta la transizione da uno stato a se stesso, ma è quello che non ci interessa, perché noi siamo interessati a stati finali diversi da quelli iniziali. Tutto questo si applica alla teoria dei campi, dopo aver definito opportunamente l'Hamiltoniana di interazione e aver reso, diciamo, esplicitamente quello che sono lo sviluppo di questo esponenziale.